Sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. TrevaHome.it. Beh, una grande vittoria perché insomma era una squadra difficilissima da affrontare, quasi come Lecco. Siete molto simili in questo. È difficile giocarvi contro, almeno l'Effe l'ha dimostrato. Poi l'invenzione di Lacti che nessuno si aspettava, la punizione di Cocco e comunque crederci ancora. Crederci è forse la misura di questa squadra. Questo è il nostro spirito. Oggi sapevamo di avere di fronte una squadra che avrebbe battagliato, che comunque è una buona squadra. Non è un caso che questa squadra ha fatto più punti in trasferta che in casa. E sapevamo che sarebbe stata una partita spigolosa, io la chiamo di categoria, dove bisognava essere bravi a farsi trovare pronti, a battagliare come sempre su ogni pallone, a essere lì compatti, a vincere le seconde palle e tutte le volte che si creava l'opportunità cercare di costruire qualche giocata, e credo che l'abbiamo fatto molto bene. Siamo stati sempre in partita anche quando abbiamo subito gol, non abbiamo mai dato la sensazione, o perlomeno io non ho mai avuto la sensazione che la mia squadra si fosse allungata o allargata. Siamo sempre stati compatti e abbiamo creduto fino alla fine di poterla portare a casa. L'episodio sicuramente ci ha favorito, però alla fine poteva finire 1-1, ma credo che la vittoria dell'Ecco tutto sommato possa essere meritata in virtù del fatto che forse abbiamo fatto qualche cosina in più, ecco, rispetto a loro, che ripeto, loro secondo me anche oggi hanno dimostrato di avere dei giocatori importanti, di essere organizzati, di essere una squadra molto difficile da affrontare. Quindi credo che oggi abbiamo vinto una partita di categoria che ci dà forza, ci dà punti in classifica, che credo siamo salvi oggi, 42. E poi l'altra cosa importante è che Marcello Villani sta cominciando a capire le cose, quindi questa cosa è già un passo avanti. Quindi a fine anno io tutti questi obiettivi, ho sfatato anche questo tabù, e Marcello comincia a dire delle cose molto molto interessanti, quindi complimenti anche a Marcello. Chiaramente scherzo. Non ti preoccupare, una cosa, da te Biava lo so chi tardasse di più questi benedetti cambi, nel senso che anche lui ha messo due che gli hanno cambiato il volto in positivo, ma con grande ritardo. Tu hai cambiato forse Zambataro con un pochino di... Ma perché è un po' il calcio, bisogna stare attenti, cioè nel senso, a volte ci sono degli equilibri in una partita dove i cambi è vero che possono migliorare, ma se la partita è talmente in equilibrio che se ti peggiorano i cambi rischi poi di fare dei danni grandi, e quindi a volte noi allenatori, perlomeno io, se mi rendo conto che c'è questo equilibrio, magari tendo ad aspettare il momento opportuno o che la partita mi possa far leggere questa situazione. A volte ci becco, a volte no, però è solo lì, non è che uno guarda il tempo o tardi, non c'è un tempo per fare i cambi, c'è la situazione della gara, cioè vuol dire, se la squadra ha un equilibrio e sta facendo bene, a volte è inutile. Poi dopo, per carità, mi rendo conto che ho bisogno di freschezza, di lucidità, e così siamo stati bravi e fortunati, ma i complimenti li faccio sempre a chi entra, perché se Lepore entra negli ultimi 10 minuti e così con la sua esperienza mette la palla del rigore e quant'altro, c'è da essere contenti. Vuol dire che questa squadra, la consapevolezza di questa squadra deve essere questa, quella che tutti devono lottare per lo stesso obiettivo. Poi a volte gioca uno, io mi sembra di aver dimostrato che lo spazio c'è e ci sarà per tutti, no? Oggi ha giocato Lacti, che era un po' che non giocava, e si è premiato da solo, ma ha premiato anche noi, ha premiato il gruppo con la prestazione. Sono contento per il suo gol, ma la sua prestazione è stata importante. Zuccone che entra a sostituire un compagno e lotta su ogni pallone, fa vedere che può giocare lì, può giocare anche lì, sapevamo, purtroppo Ardizione l'abbiamo perso per qualche settimana, e che era anche l'alternativa davanti alla difesa Galli, però
Sono contento, ripeto, dello spirito. Io dico sempre a questa squadra che noi dobbiamo sempre partire da questo spirito agonistico. Da lì ci mettiamo dentro la tecnica, la tattica, la costruzione di gioco, la fase difensiva. Ma lo spirito agonistico, che è quello veramente di lottare su ogni pallone, di non mollare mai, di mordere l'avversario, è quello che ci ha fatto fare 42 punti, che sono tanti. Sì, mister, a me è sembrato che il migliore in campo fino al momento dell'infortunio sia stato proprio Galli, no? Volevo avere delle notizie perché... Preso una botta che ha cominciato, non riusciva a correre, botta forte perché il ginocchio non è gonfio, però è un taglio, è praticamente, però è una botta proprio vicino al vasto mediale. Può essere, l'ho buttata lì, è un muscolo del quadricipite. Adesso voi prendetela per buona sta cosa qui, prendetela, no, lo so qual è il vasto mediale, però sì, ha preso una botta lì vicino che probabilmente gli ha toccato anche il muscolo. Adesso mi fa una domanda di più complicata, non so se è destro o sinistro, ma lì uno dei due ginocchia destro. Però sì, ha preso una botta lì, non riusciva a correre, visto anche che abbiamo una partita fra 4 giorni, è stato giusto salvarlo. Certo, ma Ardizzone, scusi, se Ardizzone lei ha detto cioè, qualche settimana o un paio di settimane? Bravo, qualche settimana e un paio di settimane non è che cambia molto, cioè no. Sì, nel senso che ha una... ma deve... Allora, l'abbiamo visto subito, però si vede poco perché ha ancora un edema, chiaramente si è rotta qualche fibra. Quando si rompe qualche fibra, mi viene da dire che meno di 3 settimane... No, secondo me non ci scappi fuori, poi dopo valuteremo strada facendo, però dall'infortunio partiamo dalle 3 alle 5 settimane, dico io, non lo so, poi onestamente io non sono un medico e non so come reagisce lui all'infortunio, quindi speriamo che sia una cosa da poterlo recuperare più in fretta possibile. Grazie. Fiorenzo. Ecco Bonino, tignoso, cattivo, tanto facciamo gli auguri che stanotte gli è nata la bambina. Però, anche perché Bonino, dovete sapere che stanotte alle 3:30 mi telefono, ma davvero fammi, sto andando a Torino perché mia moglie è in sala parto, la sua compagna è stato a Torino tutta la notte, è arrivata stamattina alle 10, ha avuto la bimba, Nicola Emanuela Bonino, stamattina alle 10 ha avuto la bimba, io chiaramente gli ho detto stai lì con la tua compagna e la tua bimba, e lui ci teneva talmente tanto che ha detto no, io a mezzogiorno parto, vengo su, quindi è venuto su, voleva essere dalla gara, voleva venire in panchina e se era possibile ha detto e se è possibile faccio anche il gol, non l'ha fatto, però è stato presente. Quindi sappiate che lui stanotte non ha dormito un'ora, però questo spirito si sposa benissimo con quello che abbiamo noi. Stavo dicendo, fra virgolette, il classico centravanti rompiballe, tignoso, cattivo, che va negli spazi, non perde palla, insomma, un alter ego ottimo di pensare. Avevamo bisogno di un giocatore, abbiamo cercato un giocatore con queste caratteristiche, perché noi poi alla fine abbiamo bisogno veramente di gente che ci fa salire, che ci fa giocare, che lotta su ogni pallone, insomma ha bisogno di questa gente qua, quindi sappiamo chi abbiamo preso, l'altro ragazzo Bianconi è sullo standard perché è un altro molto tignoso, grintoso, quindi dobbiamo poter contare su tutti senza dimenticare comunque quelli che fino a oggi ci hanno dato una grande mano, quindi io quelli li do per scontato, ma parlo dei due nuovi arrivi, ma io sono contento di questo gruppo in toto. Matteo, mister, una parola su Pecorini, che non per far polemica, però no, tu hai speso giorno, sempre parole giorno, su tanti, insomma, passare da titolare dopo 2 giorni finire fuori lista, penso che meriti un commento. Assolutamente, ragazzo fantastico, e anzi, si è confrontato anche con noi, e credo che è stata una scelta molto dolorosa, sono sincero, da parte nostra ma anche da parte della società, il fatto che lui abbia deciso comunque di rimanere con noi, questo gli dà grande merito e io continuerò ad allenarlo come se giocasse tutte le domeniche, indipendentemente dal fatto che lui possa essere utilizzato o meno, perché è un ragazzo che merita grande considerazione, come uomo,
io lo tratto, e quindi questa cosa mi piange il cuore per la sua situazione. Abbiamo fatto una scelta, ripeto, dolorosa, perché di dietro eravamo tanti adesso, e lui è ricaduto in questa scelta, però sono contento che è rimasto con noi. Magari non sarà di grande soddisfazione, se poi speriamo che non succeda niente, ma se dovesse succedere qualcosa abbiamo il jolly da giocare, abbiamo un giocatore dentro pronto a darci una mano. Altre domande? Davide, sì, quando è uscito Gallia ha ridisegnato per forza di cose un po' il centrocampo, è entrato Zuccon, a mio avviso è entrato bene, credo, come l'ha visto, e si può essere una risorsa dal primo minuto per le prossime settimane. Assolutamente, ma noi stiamo lavorando già in... magari voi allenamento non ci siete per ovvie ragioni, però con Zuccon stiamo già lavorando da tempo, ma già ci lavoravamo prima sul fatto che lui potesse fare il centrale davanti alla difesa, quindi sì, ripeto, quando ho detto che questo centrocampo, la nostra fortuna tra virgolette di questo centrocampo è proprio quella di avere diversi giocatori, anche Ilari può fare gli ultimi minuti loro buttavano la palla lì, abbiamo spostato Ilari, è stato bravo il mio collaboratore più stretto in questo malgrado, che mi ha detto sì, che mi ha detto mettiamo Ilari davanti alla difesa che così prende qualche palla di testa, e in effetti è stata una mossa importante, perché ci ha permesso di battagliare e di staccare i difensori dietro, visto che loro avevano messo dei centimetri importanti là. E quindi abbiamo delle risorse, noi lavoriamo per cercare di far rendere questi ragazzi il più possibile, ma io ripeto, al di là dei risultati, della classifica e del campionato che stiamo facendo, sono molto molto orgoglioso di questo gruppo, per lo spirito che ha, per le reazioni, per come reagisce da una partita negativa e dopo 3 giorni ne gioca un'altra completamente diversa, quindi non parlo della partita, parlo proprio del percorso che abbiamo fatto fino ad oggi. Posso solo che dire a questi ragazzi dire grazie e di continuare, perché a volte succedono delle cose che sono impensabili. Io ho una curiosità molto veloce sui rigoristi, se avete una gerarchia, Pinzauti, Ilari, com'è? No, nel senso, sappiamo chi li tira, però quelli che solitamente li tirano non c'erano in campo oggi, e quindi credo che un giocatore d'esperienza come Carlo abbia preso la palla in mano, poteva tirarlo Tordini, ma non c'è, cioè non scrivo sulla lavagna se c'è un rigore lo tira 1, 2, 3. Io credo che sia un momento in cui è difficile da spiegare per chi non ha giocato a calcio, però è un momento, è una sensazione, uno se la sente, non è il fatto neanche di egoismo, perché questa squadra mi ha sempre dimostrato di non essere egoisti a livello personale, quindi a volte l'ha tirato Pinzauti, a volte l'ha tirato Buso, oggi l'ha tirato Ilari, quindi questa cosa mi fa piacere, perché vedo che fra di loro comunque si parlano e decidono loro, non c'è mai una comunicazione da parte nostra, dalla panchina. Poi mi viene da dire, se uno sbaglia un rigore nella stessa partita io non gli faccio far tirare un altro, ecco, questa è una mia presa di posizione, per il semplice fatto che chi sbaglia un rigore nella stessa partita poi è fortemente condizionata anche se fa gol, e quindi preferisco farlo tirare a un altro che è un po' più libero di mettere, solo per quello, poi dopo se lui è rigorista il prossimo non tirerà, però solo questa cosa, no, da quel punto di vista lì sanno loro come comportarsi. Grazie. Il fatto che adesso abbiamo fatto 42 punti, comunque abbiamo detto la salvezza è quasi, se non è più impacchettata è lì pronto nella scatolina, ci potrebbe far giocare le prossime partite anche con meno pressione, penso. No, ma non esiste, dai, non parliamo, cioè va bene tutto, però secondo me credo che alla 25esima partita, se una squadra ha 42 punti deve avere dei valori, non li fa, sì, sì. Non li fa solo per salvarsi, quindi siamo contenti di aver raggiunto il primo obiettivo, e questo non c'è dubbio, perché avevamo detto che la salvezza sarebbe stata 40-42 punti, ma va bene così, l'abbiamo raggiunto con 13 giornate in anticipo, diciamo che abbiamo 13 giornate per guardare più in alto, quindi il prossimo obiettivo saranno i playoff, se raggiungiamo i playoff ancora con qualche giornata in anticipo vorrà dire che l'obiettivo dopo saranno i primi 3 posti. Ecco, bravo. Poi andremo una partita combattuta con
come al solito l'arbitro peggiore in campo. Vede, non è vero, io non ho. Vede, non so, una partita completamente diversa dalla Trinity. No, peggiore in campo. Non sono d'accordo. Vabbè, io ripeto, lo dico nel bene e nel male, non sono d'accordo, ma se però non. Non bene. Saprei. Allora, rigore non dato a Manconi c'era e c'è andata bene. La punizione del gol di Cocco. Rigore non dato a Manconi quando? Sì, è il primo tempo. Ma no, ma lascia andare, sì, dai, allora, sì, ma cosa? Sì. Ma lascia andare, ma riguardo in televisione. Cioè, abbiamo rivisto. Beh, da ammonire, è giusto. Ma è giusto l'ammonizione. Marino? No, assolutamente. E poi, va bene, l'espulsione gratuita ad Andrea, il fallo su la punizione di Cocco, che forse non c'era. Ma sono stato, dai, secondo me una marea di cartellini. Poi dopo va bene. Io non posso, ascoltate, io posso parlare del male di un arbitro che mi dà rigore a 4 minuti dalla fine, scusate. Se non lo dà, non te lo dà, e sei lì a piangere e dire l'arbitro non ci ha dato rigore, invece ce l'ha dato. Che il fatto che ci fosse, sono contento, era giusto, però ci è capitato altre volte che magari un rigore non ce l'ha andato bene, compreso domenica Mantova, giusto per dire, ecco, però non ce l'ha dato. E cosa vogliamo fare? E invece è stato bravo, perché sai, a 5 minuti dalla fine a volte c'è la stanchezza, ci può essere un tempo sbagliato, magari l'arbitro può valutare tante situazioni, e è stato bravo perché ha visto un fallo e ha punito il fallo. Poi ci siamo accorti dopo che era rigore clamoroso, giustamente ce l'ha dato e va bene così, ma se non ce lo dà non è che facciamo la rivoluzione, non si può fare assolutamente. Vuol così te lo sognavi, nel senso che è bellissimo. Una bella girata sul secondo palo, descrivici le tue emozioni, insomma. Ma è stato il mio primo gol, cioè è stato il mio primo gol nei professionisti. Quindi dai, è uscito pure bello, sono molto contento. Ma c'è calcio di punizione, c'è Ilari, mi ha detto attacca al forte il primo palo che la palla arriva. Ho ascoltato i suoi consigli e la palla è arrivata proprio lì. Matteo, ricordi cosa ti avevo detto a Arzignano? Sì, me lo ricordo. Ecco, no, diciamo, vabbè, sicuramente quest'anno vi stai anche raccogliendo qualche soddisfazione in più sotto questo profilo, comunque un gol e un assist per uno che generalmente viene indicato come spacca gioco altrui, sicuramente sono comunque anche punti per la squadra, quindi anche un sentirsi molto, forse molto più partecipi anche di questa situazione positiva di classifica. Sì, certo, sono molto contento, soprattutto per il gol, ma anche per la vittoria che ci serviva dopo... Cioè, dopo la scorsa partita, quindi... Ci serviva. Avevate un po' il braccino oggi. Ma il primo tempo ho dato l'idea che entrambe abbiate avuto un po' il braccino. Ma siamo stati molto attenti su quel punto di vista. Abbiamo giocato molto bene, una buona gara. E poi nel secondo tempo, diciamo, abbiamo aumentato il passo. Sono stati bravi col gol, ma soprattutto poi a non mollare fino alla fine e siamo riusciti a portare a casa 3 punti. Qual è lo schema? Scusa, quello è uno schema che avete provato? Cioè al di là del consiglio di Ilari? Sì, è uno schema, però ho seguito soprattutto il consiglio di Ilari e quindi sono molto contento. Grazie. Hai Fiorenzo. Ecco, che cosa? Sono 3 anni questa stagione che lei non ecco. No, 2, questo è il secondo. Ah già, vero, sì, scusi, questo è il secondo. Che cosa è molto cresciuto dal punto di vista proprio anche del senso della posizione, poi arrivano anche gol con questo. Cosa è cambiato dall'inizio della sua esperienza? È cresciuto lei come calciatore, come professionista, o sono cambiate le condizioni ambientali? Ma allora, il primo anno non ho giocato molto, ma non ho mai mollato, mi sono sempre allenato al massimo. Infatti quest'anno sono stato bravo a sfruttare le occasioni. Oggi il mister prima della partita mi ha parlato, mi ha detto cioè, cerca di stare tranquillo e di giocare come sai. E ho fatto quello che mi ha chiesto. Poi sì, sono anche migliorato da quel punto di vista, stando con giocatori più esperti e a osservare loro durante la settimana mi pare molto. Grazie. Davide, Federico Pozzoni, altre domande? Vai. A chi lo dedichi? Classico. Ma lo dedico a mia famiglia, ma soprattutto alla squadra che è stato un gol importante, soprattutto per i 3 punti. Allora mister, una partita che si è accesa nel secondo tempo, due squadre che hanno giocato a specchio tutto il primo tempo con le stesse caratteristiche, seppur con persone diverse, alla fine la vittoria dell'Ecco è giusta o ha da recriminare? Questo è quello che ha detto il campo, anche se poi guardando la partita per come si è giocata, al primo tempo molto equilibrato, poche occasioni sia da parte nostra che loro. Secondo tempo abbiamo preso un gol evitabilissimo su una punizione,
sono stati poco reattivi. Eravamo riusciti anche a raddrizzarla subito, ad andare subito al pareggio, e poi c'è l'amaro, ci resta l'amaro di aver regalato un altro gol, a rigore, adesso non so se c'era o non c'era, però lì la palla non si può stoppare in area, bisogna mandarla via, quindi dispiace aver perso, perché poi né noi né Lecco ho fatto tanto per vincerla e buttare via punti così, quando secondo me la partita era da pareggio per quello che si è visto in campo, nessuna delle due ha prevalso sull'altra, sia in occasioni che in altre situazioni, quindi il rammarico è che potevamo portare a casa un punto importante per noi, ma due ingenuità, due disattenzioni ci sono costati il punto perso, e questo c'è rammarico, perché poi gli altri da dietro arrivano e noi dobbiamo svegliarci e fare punti. Ecco mister, la scelta di Giorgione Cocco in panchina inizialmente? Venivano da più giorni da 5 partite consecutive, Cocco uguale, abbiamo tre partite in settimana. Cocco ha dimostrato che anche quando entra è decisivo, anche oggi l'aveva fatto anche a Pro Sesto, è entrato al secondo tempo, ha fatto 2 gol e un assist, quindi è un ragazzo di 36 anni, va anche gestito, per ora ha sempre fatto bene, anche quando entra è decisivo, è uguale Giorgione, avevo bisogno forse più di forza fisica che mi poteva dare Issa, Dumbia, sapendo che poi nel momento clou della partita c'è bisogno di esperienza, e sono entrati, avevano appena segnato l'1-0, sono stati bravi poi molto prima a pareggiarla, e è mancata proprio l'attenzione finale per portare a casa un punto d'oro per noi. E come sta la classifica paurosamente corta, non solo davanti, ma anche nella meglio bassa classifica. Cosa vuol dire questo? Che c'è effettivamente un equilibrio di valori, oppure sta toppando chi non doveva toppare e sta facendo un grande campionato più veloce? No, penso che sia un campionato abbastanza livellato, tante squadre più o meno sullo stesso livello, infatti si vede la classifica molto corta, no, a differenza dell'anno scorso non ci sono squadre che hanno ammazzato il campionato, vedi su Tirolo e Padova che avevano portato via punti quasi tutti, mentre anche davanti fanno fatica, abbiamo visto anche oggi Vicenza, Pordenone è andato a vincere, quindi ne approfittano magari quelle un po' sotto di far punti, a volte vengono risultati anche magari quasi impensabili, come Piacenza che va a vincere alla Feralpi 2 settimane fa, stessa cosa, sconfitta ancora dalla Feralpi settimana scorsa con la Virtus Verona. Quindi è una classifica che con qualche risultato positivo ti trovi a lottare per i playoff. Non fai raccogli punti per 2 o 3 partite, o fai pochi punti, pareggi e ti arrivano sotto tutte. Quindi ci sono tante squadre che sono coinvolte nelle varie sia play-out che play-off, e si vede chi è più continua nei risultati, da ora in poi sono 13 partite alla fine e si deciderà poi la classifica finale. Grazie. Mister, sicuramente la vostra squadra piena di valori giovani, un po' di questi ragazzi li ha avuti tu l'anno scorso in primavera, però indubbiamente un po' di esperienza è l'altra faccia della medaglia, quella che manca, penso sia... Avevamo 6 giovani in campo oggi, 2 tra virgolette anziani in panchina, che erano Cocco e Giorgione, diciamo una squadra giovane, tanti ragazzi sì, come hai detto te, l'ho avuti l'anno scorso in primavera, magari in tante situazioni possiamo peccare di inesperienza e a volte male qualche punto non portato a casa, magari frutto anche di questo, i ragazzi stanno facendo il massimo, stanno cercando di essere utili, lo stanno facendo bene, però come detto prima, quando era una squadra giovane, male queste partite, peccando un po' di inesperienza, non riesce a portare a casa il risultato, dobbiamo rimboccarci le maniche, cercare di tirarci un po' fuori da questa situazione, sapendo che abbiamo una squadra giovane ma con giocatori esperti che possono dire la loro, e quindi la filosofia della società è questa, portare una squadra giovane, tanti del proprio settore giovanile, stanno facendo bene, però a volte si può pagare, come detto prima, di un'esperienza. Grazie. Una bella squadra comunque, però come Lecco sembra che abbia il mal di trasferta, la terza sconfitta consecutiva. Ma fino al girone d'andata
facevamo meglio fuori casa, che avevamo fatto anche un sacco di punti fuori casa, avevamo vinto Mantova, avevamo vinto Trento, avevamo vinto altre partite a Trieste e facevamo fatica in casa. Dal 2023 abbiamo cambiato un po' il trend in casa vincendo le prime due e poi ci è capitato fuori casa la Fieralpi, Vicenza, Lecco, che è una signora squadra, poi un campo che qua è quella che ha fatto più punti in casa. Quindi anche nelle ultime partite abbiamo incontrato tante squadre, prime classifica, vedi Pordenone, Fieralpi, la stessa Pro Sesto, Vicenza, Lecco. Quindi per noi abbiamo raccolto anche qualche punto, però era normale che magari potessimo perdere con squadre che hanno altre ambizioni. In alcune partite siamo stati bravi a portare a casa punti, in altre, come oggi, un po' ingenui, un po' sfortunati, perché poi anche la deviazione sul primo gol, è stato bravo l'attaccante, però è andato proprio a mettersi là dove il portiere non può arrivarci. Quindi penso che sia il percorso nostro sia questo, sapevamo che c'era da soffrire fino alla fine, sappiamo che sono 13 partite, sarà ogni domenica sempre difficile, tosta, però faremo il massimo per raggiungere il nostro obiettivo, quello della salvezza.